Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ma dove andare la sigla? Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, spumeggiante più che mai. In questo video vi farò vedere tutte le cose che ho comprato per la casa. Ho fatto un mega video haul, anzi un mega acquisto. Quale video haul? Un mega acquisto per la casa di tantissime cosettine, tantissime, abbastanza, tutte dedicate alla casa. Io già ho postato un video di un haul di Ikea che probabilmente già avete visto, ma purtroppo ci sono dovuto riandare perché, ahimè, hanno commissionato me per andare a prendere alcune cose tra parenti e amici, e quindi ho fatto altri peccati d'acquisto sempre da Ikea. Però sono stato anche un po' da Tiger e insomma vi voglio far vedere qualche cosina, e anche in altri negozi. Comunque partiamo subito, altrimenti non ce la facciamo più, perché già non ho il fiatone. Allora, vabbè, a parte questo, ho preso da Ikea questo che è un vassoio, si chiama Smula, non so, comunque uno di quei vassoi di Ikea, quelli da più grandi che hanno. E questo qua io lo trovo comodissimo, già ne ho almeno 3 in casa. Io in realtà lo utilizzo in cucina per andare, quando vado a pulire la verdura eccetera. Vi farò anche un altro video per quanto riguarda i vassoi e come vado ad utilizzarli in casa, non solo per portare ovviamente le vivande agli ospiti, ma anche proprio per una questione pratica. Utilizzo tantissimo i vassoi. In realtà l'ho preso perché mi serve per andarlo a mettere all'interno di un mobile Besta di Ikea. All'interno di questo mobile ho dei biscotti sopra un ripiano, e per andare a prendere bene quelli da dietro, insomma le cose dietro, ho pensato di andarle a mettere tutte quante sopra questo vassoio, così ogni volta tiro fuori e ho tutto a portata di mano, e quindi non devo andare a scavare, a levare, a fare. Vi farò vedere comunque un altro video come ho organizzato insomma la mia tra virgolette simil dispensa, e quindi questo mi è ritornato utilissimo per questi scopi. Però vi ripeto, io utilizzo vassoi proprio come se non ci fosse un domani, come se tutti noi dipendessimo dai vassoi. Ok, poi ho preso, cioè sempre da Ikea se non mi viene un'ernia, ho preso questo vaso che è il Muscot, questo qua enorme. Questo mi è stato missionato da mia mamma, perché in realtà mia mamma aveva necessità di avere un altro di questi vasi, ne ha tanti per tutti, per le varie piante che ha in casa, ha sempre questi della Muscot di Ikea, però necessitava di uno più grande proprio per andare a mettere una pianta che gli è stata regalata, molto diciamo con un diametro del vaso molto più grande. Quindi per andare a uniformare tutti questi vasi li abbiamo presi tutti quanti della stessa misura, dello stesso tipo, e quindi abbiamo preso anche questo Muscot. Questa è la versione più grande del vasetto classico, come vedete, sempre piccolissimo, sempre se non mi si spezza un braccio perché pesa un botto. La versione più grande, che costa intorno ai 10 euro, e quindi abbiamo preso questo. Poi da Ikea, carinissimo, ho preso anche questi piatti di plastica, no, di carta. In realtà ho preso 3 confezioni di questi piatti di carta, che sono fatti in dorato e bianco. Guardate questi inserti piccolini in dorato, praticamente sono dei quadrati tutti quanti dorati, bellissimi in realtà. Anche questo e questo e questo, insomma 95 centesimi ogni confezione, da non so quanto, da 10, io in realtà ho fatto anche un altro video dove ho preso delle cose da casa shop, da casa, e tra cui c'erano anche dei bicchieri dei bicchieri bianchi e dorati, sempre di carta, che avevo preso in offerta. Purtroppo quel video è andato perduto, disintegrato, e ormai già purtroppo l'ho perso quel video, perché ahimè la tecnologia non sempre fa miracoli, anzi, che insomma praticamente ho preso questi piatti proprio per andarli ad abbinare a quei bicchieri che vi farò vedere in futuro, magari in un vlog
anzi sta accadendo di tutto, anzi fatemi sapere se volete vederli in un vlog. Chiedi di carta, quindi bianco e dorato, e piatti di carta bianchi e dorati. A parte questo, poi un'altra delle novità bellissime da Ikea, che secondo me è molto molto utile, al costo di 95 centesimi se non mi sbaglio, anche questo è questo qui. Questo praticamente è un portascarpe. Allora, se avete una mensola dove andate a mettere sia all'interno di un mobile oppure all'esterno oppure su una credenza, insomma dove volete mettere queste vostre scarpe, le mettete. Se avete una base dove mettete appoggiate appunto le scarpe, potete avere bisogno di un attrezzo del genere, di un oggetto del genere. Questo non fa nient'altro che andare a far occupare meno spazio alle vostre scarpe, in quanto si mette una scarpa sotto, una scarpa sopra, quindi voi andate a consumare solo questo tipo di spazio per mettere un solo paio, quindi un solo paio andrà nella misura di una sola scarpa. Non so se mi sono spiegato bene. Comunque, ne mettete una scarpa sotto, una sopra e avete fatto il paio. E questo qua è un ottimo porta scarpe. Insomma, per andare a ordinare le vostre scarpe, questo è un attrezzo comodissimo. A parte gli scherzi, è davvero una genialata, molto semplice perché poi si può spostare dove si vuole, molto leggero, e quindi se voi avete per esempio una base qua così, di una mensola, anche dello stesso pack di Ikea, poi ci andate a mettere qui dentro la scarpa e poi qui sopra un'altra. Insomma, un'altra genialata delle novità di Ikea, e ve lo consiglio e straconsiglio, anche perché costa poco. Mi sono voluto andare a prendere, visto che, allora, ho quei classici contenitori di vetro dove magari quando vi rimane qualcosa oppure voi cucinate eccetera hanno quel coperchio, che questi li ho presi da Casanova se non mi sbaglio, e sono quelli con quei coperchi di plastica di vari colori. Allora, cosa succede? Che ogni volta che vado a metterli in lavastoviglie, man mano con il calore abbastanza forte della lavastoviglie, questi coperchi di plastica, perché i barattoli, diciamo, i contenitori sono in vetro ma i coperchi sono di plastica, questi coperchi ogni volta si andavano proprio a spaccare, quindi non si chiudono più bene, si sono rotti un po', insomma durante il lavaggio in lavastoviglie non hanno assolutamente retto. Quindi ho tutta una serie di questi contenitori di vetro tipo delle ciotole, però i coperchi sopra si sono quasi rotti tutti. Che cosa ho fatto? Allora, ho preso da Ikea, tutto questo per dirvi che ho preso da Ikea questi bellissimi coperchi. In realtà sono dei coperchi che fungono sia da coperchio per le varie pentole, come vedete in questa figura, se riuscite a vederlo, sia come coperchio per i vari contenitori, tipo così, ok? Quindi questi qua in realtà fanno anche una sorta di sottovuoto, in quanto andate a mettere, c'è questa piccola maniglia qui che voi andate a mettere sopra al contenitore e poi esercita un lieve sottovuoto. Quindi ogni volta che vi rimane magari qualcosa, non so, delle verdure eccetera, andate a mettere in un contenitore come quelli che ho io, tipo un'insalatiera eccetera, anche della stessa Ikea, mettete questo qua sopra senza andare a mettere ogni volta la pellicola, insomma per andare a chiudere e a conservare meglio i vostri alimenti. Lo vedo un oggetto, almeno in apparenza e in teoria, molto molto pratico, molto utile. Vi farò vedere magari in un vlog se mi trovo bene o meno, oppure come vado ad utilizzarli. Voglio andare a vedere appunto se sono davvero utili o meno, però li vedo molto molto utili, almeno all'apparenza. Quindi sono andato a prenderli e mi sono piaciuti tantissimo. Tre di questi, perché sono tre in diverse misure, perché sono uno più grande, uno più piccolo, un altro più piccolo ancora, non mi dice le misure. Sì, allora le misure sono 31 cm uno, 25 un altro e 19 un altro, terno, tombola eccetera. Comunque, insomma, questi qua sono dei coperchi. Se li avete utilizzati, fatemelo sapere nei commenti. Se non li avete ancora invece utilizzati, andateli a prendere, perché credo che siano molto molto pratici da utilizzare. Andiamo più veloce. Ho preso sempre per mia mamma, che aveva bisogno di queste scatole
Cube, le classiche scatole Scoob che vanno a contenere le varie cose, tipo, non so, tessili oppure maglie, intimo, quello che volete, per andarla a conservare con la cerniera sopra, che sono così, sono quelle là per andare a ordinare all'interno dei guardaroba, packs, eccetera. Anzi, vi voglio chiedere se voi volete che vi metto un video di come sto e come siamo andati, insomma, a cambiare un po' la camera di mia mamma, tipo, tra virgolette, stiamo facendo una specie di makeover. Magari, se volete, vi lascio il video, fatemi sapere se volete questo video, vi faccio vedere come abbiamo cambiato la camera di mia mamma, che mi ha chiesto umilmente aiuto perché ha un figlio molto 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 appassionato di queste cose e quindi mi ha chiesto di aiutarla in questa cosa, di questo cambio della sua camera da letto, perché aveva delle esigenze diverse, eccetera. Magari vi faccio vedere in questo video. Se volete, vi metto questo makeover della camera da letto, che ancora ovviamente non è totalmente finita, però il più è stato fatto. Magari, se volete questo video, fatemelo sapere nei commenti. Vi mostro anche il video del makeover, perché siamo andati da Ikea, un po' di altri negozi, vi faccio vedere insomma tutto in questo video. Se volete, fatemelo sapere nei commenti. E quindi necessitava di altre due scatole di questo tipo. Le mamme, ho preso poi un'altra, che è una novità della serie, oddio, come si chiama la serie? Trigena, quelle che prendo sempre io, ovviamente quelle scatole vi faccio vedere sempre in alto sui mobili. Hanno fatto quest'altra misura che non vi faccio vedere aperta perché sennò qua è un casino. Comunque, è una scatola fatta così, più bassa, una di quelle più basse, 25-35x10, e mi andava a essere necessaria per un piccolo spazietto che ho all'interno sempre di un mobile Besta. Ne ho prese due, mi sembra che costano intorno ai 3 euro e 50, insomma non proprio pochissimo per il tipo di scatola che è, anche per il formato. Comunque, ho preso altre due scatole perché io ovviamente non me ne vado da Ikea se non prendo scatole, sappiatelo. Chiunque viene con me da Ikea già sa, amici, parenti, conoscenti, chiunque, estranei, chiunque, sanno che io quando vado da Ikea, seppur ci sta il giorno in cui io non prendo scatole, sicuramente passo nell'angolo occasioni e trovo delle scatole pure usate, io le vado a prendere comunque, perché io vivo di scatole e le rompo. Poi ancora, sempre per quanto riguarda il cambio di stagione, perché si sa, adesso si vanno a posare un po', se non già l'avete fatto, io devo farlo ancora perché non ho avuto tanto tempo. Quando si vanno a posare tutte le cose estive, che sicuramente adesso con questa nuova ondata di freddo che è arrivata, sicuramente andremo a depositare per sempre, ahimè, le cose estive, sono andato a prendere questi sacchi. Ci sono in due misure da Ikea, sono questi sacchi sotto, per il sottovuoto, in due misure, una è 55-85, quella che ho preso io, e ogni confezione ne contiene due, oppure ce n'è un'altra sugli 80%, molto più grande, che anche ho utilizzato, però ho nell'armadio. Allora, con queste sacche sottovuoto mi sono trovato benissimo l'anno scorso, tant'è vero che sono andato a ricomprarle, anche perché sfido chiunque, perché io ne ho comprate centinaia e centinaia e centinaia di modelli diversi, io sfido chiunque a dirmi che non vi si sono mai rotte queste buste, non si sono mai aperte, non hanno mai cominciato a prendere aria. Le trovo stra comode queste, che sono le Andebi, insomma, leggetevelo voi e fate quello che volete, però le trovo comodissime queste, proprio perché sono non fanno passare neppure un po' d'aria, quindi quando andate ad aspirare si aspira tutto per bene, avete il tempo, perché il coperchio rimane aperto, e avete tutto il tempo per andarla a richiudere, perché non esce aria qualora voi estraete da vicino al bocchettone l'aspirapolvere. Insomma,
davvero ottime, perché mi è capitato milioni di volte che ogni volta che andavo a estrarre dalle varie buste che ho comprato il bocchettone dell'aspirapolvere dovevo buttarmici sopra perché dovevo non far uscire l'aria, insomma un casino a vita, svita. Invece questo qua si chiude tranquillamente così. Sono state davvero ottime, hanno retto per tutto l'anno, quindi sono andata a ricomprarne altre tre confezioni di queste da 85x55. Sto andando veloce perché altrimenti si scarica la mia batteria, no la batteria, la macchina fotografica va in surriscaldamento. Ormai che se mi conoscete e sapete dei miei video che sono sempre un po' così. Allora, poi ho preso ancora sempre da IKEA, perché ormai da IKEA io ci vivo, come vi ho detto in un vlog. Allora, ho preso questo Traduster. Allora, con questo particolarmente mi sono trovato benissimo. Questo ha retto tutti i lavaggi in lavatrice. Io ne ho presi tre di questi, tutte e tre identici. Mi sono trovato benissimo, anche perché è un colore abbastanza neutro, una base normale, che io preferisco, perché allora in realtà io in camera da letto metto sempre o questo, perché ne ho tre, se non pure quattro identici, perché ogni volta che vado a lavare vado a dare il cambio, appunto, proprio perché costano di meno e hanno fatto un'ottima riuscita in lavatrice. Me, oppure altri sui bianco, oppure su altri sempre sul bianco e grigio. Quelle sono le mie tonalità che vado ad acquistare come copripiumino di IKEA. L'unica cosa è che alcuni bianchi che ho preso da IKEA si sono riscritti in lavatrice. Allora, io già, e costano anche di più di questo, allora io già ho notato che i copriletti, i copripiumini di IKEA sono secondo me un po' corti. Non so voi, ma quando vado ad insaccarlo dalla parte dei piedi, poi sopra mi trovo sempre un po' così. Non so, per me sono corti. Tant'è vero che io dopo ci metto sempre un copriletto da sopra. E quindi magari vi parlerò anche in un altro video di questo. E quindi li trovo un po' scomodi, un po' per la grandezza, che è sempre quella standard, che è da 2,40x2,20, comprensive di due fedele da cuscino 50x80, però li trovo a volte un po' corti. Quindi se il lavaggio viene fatto male, o alcuni di questi non reggono bene al lavaggio in lavatrice, con lavaggio magari anche un po' più alto, di ad alte temperature, vanno a restringersi. Tant'è vero che io, ripeto, ho uno di questi bianco che costava almeno il triplo di questo qui, che costa sui 12 euro addirittura, ha fatto una pessima riuscita, si è ristretto. Quindi io non vado più a acquistare quello là, e quindi vado a acquistare sempre questi qua che mi rendono bene in lavatrice e soprattutto non si restringono, perché ovviamente io faccio una base del letto sempre più o meno neutra con questi toni del grigio e del bianco, anche sempre con lo stesso copriletto, non fa nulla, e poi vado sopra a mettergli magari coperti o cuscini per la decorazione, che cambiano di volta in volta. Vi ho raccontato un po' la storia dei miei copriletti. Vabbè, a parte questo, poi ho preso più. Ho preso una cosa che a me proprio mi ha dato proprio subito di matto, perché la dovevo prendere per forza. Sono questi. Sono dei bellissimi, davvero bellissimi sotto bicchieri in dorato, in metallo dorato, e si chiamano i Glattis. Sono davvero bellissimi. Tant'è vero che c'erano su una tavolata, che magari forse avete visto anche in un mio blog, su una tavolata c'erano questi sottobicchieri sotto a dei bicchieri appunto classici a calice trasparenti. Tant'è vero che io pensavo però che erano proprio la base del bicchiere, invece no, questi bicchieri trasparenti erano messi sopra questi bellissimi sottobicchieri di metallo dorato. Erano una cosa sciccosissima, e invece erano proprio i sottobicchieri, non erano la parte bassa del bicchiere, non so se mi avete capito. Comunque sono contentissimo, perché io adoro il dorato, sto facendo dorato per tutta casa, e quindi ho preso questi qua. Ne ho presi, costano intorno ai 6 euro, 5,95, una cosa del genere, e sono appunto 6, ne ho presi 6 e 6 fanno 12, così vanno a comporre un servizio normale da 12 persone. Sono carinissimi, questi a Natale li metto sicuro, proprio sicurissimo. Un altro acquisto bellissimo che secondo me ho fatto quest'anno è stato questo plaid. Allora, sicuramente avete capito che io sono un amante dei plaid e delle coperte. Ormai quando arriva l'inverno, l'autunno, eccetera, tutte queste giornate fredde, che io odio il freddo, però amo la
l'inverno, l'autunno, eccetera, proprio come stagione, anche perché ci si va a pulciare all'interno di queste belle coperte. E ho preso questa bellissima con questi rombi tutti quanti in dorato, che in camera assolutamente non hanno lo stesso effetto come dal vivo. Sono bellissimi. Questa coperta è peluciosissima, molto molto calda, davvero sembra quasi una sorta di idea regalo, perché anche un'idea regalo che potreste fare a Natale, questa, una cosa del genere, perché è carinissima la coperta anche confezionata in questo modo. Questa l'ho presa da Happy Casa, è della marca Vestiamo Casa. Vestiamo fatto in questo modo, non so se riuscite a vedere, comunque con il cuoricino. Vabbè, non mi mette a fuoco. Comunque della marca Vestiamo, ed è bellissima, è in offerta sui 10 euro, però costava molto molto di più, e l'ho presa, mi è piaciuta proprio tanto 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 tanto. Ho preso da Tiger Per quanto riguarda invece Halloween, si è incastrato il dito. Per quanto riguarda Halloween, ho preso da Tiger a 1 euro 8 di questi bei piattini a forma di pipistrello, carinissimi. Allora, ahimè, non so se per Halloween farò qualcosa qui a casa, ma mi sa che andrò fuori e quindi non potrò festeggiare Halloween qui. E ho preso queste cose forse proprio a vuoto, però già l'avevo presa e quindi non sapevo che saremmo andati fuori, perché forse ci organizziamo con degli amici e andiamo fuori, e quindi non utilizzerò più queste cose, quasi non vorrei partire per utilizzare tutte queste chincaglierie che ho preso da Tiger, ma mi sa che comunque partirò. Poi anche questi bicchieri di carta bellissimi, sempre a vampiretto, così carinissimi, sempre in confezione da 8, non so perché da Tiger fanno sempre da 8 in 8 e non da 6 in 6, vabbè. Comunque, poi ho preso anche questo porta dolciumi da 1 euro sempre con il ragnettino, così bellissimo, carinissimo, stupendissimo, levissimo. E poi ancora una serie di queste bellissime candele, perché se voi andate da Tiger avete visto che il reparto candele ha tutte candele, quelle la classiche lunghe, tutte candele di tutti i colori, di tutti i colori, veramente proprio tutti i colori dell'arcobaleno. Cioè, se vi serve una candela appropriata con un colore appropriato, dovete andare da Tiger, perché da Tiger le vende di tutti i tipi, e parlo di questo tipo di candele di questa lunghezza. Allora, le prime che ho preso, che poi mi hanno confezionato anche in questa bellissima carta con i teschietti, che andrò sicuramente a conservare perché è proprio carinissima. Allora, ho preso queste due proprio a livello proprio di lapide di cimitero, che io conserverò benissimo anche magari per il mio funerale. Ho anche altre, queste qua nere, che sono anche molto eleganti, perché se per Halloween non le utilizzerò, le utilizzerò sicuramente per una cena molto molto elegante, le trasformerò in qualcosa di sicuramente molto elegante, a differenza di queste che saranno proprio per la mia e basta. E quindi ho preso queste candelozze bellissime. Secondo me da Tiger mi piacciono tantissimo le candele, ogni paio costa solo 1 euro, se non mi sbaglio, con 1 euro ve ne danno 2, quindi anche un ottimo prezzo, e sono anche ottime come candele, sono belle consistenti, sono belle grandi, sono ottime. Io ve le straconsiglio se dovete andare da Tiger a prendere le candele. Poi ovviamente avevo speso tipo un 10 euro e Tiger mi ha omaggiato anche di questa busta bellissima, carinissima, proprio per la spesa. La contentezza fatta persona quando sono uscito da quel negozio è una cosa incredibile. Poi ho preso anche, non vi ho fatto vedere ovviamente anche il pezzo forte di Tiger, che sono queste bellissime bare porta dolciumi, sono fatte in carta, sono fatte così. E qui ci vado a mettere magari tutte le caramelline, sempre se sono qui, oppure se no me le porterò dietro in viaggio. Le caramelline, i biscotti, i dolciumi, se volete allestire una tavola di Halloween. Io purtroppo avevo intenzione di farla, ma ahimè credo che non la farò, perché non ci sarò, ahimè per voi.
Poi ancora da Tiger ho preso quelle che sono i miei must have che non devono più mancare nella mia casa, che sono questi portamollette, quelli che Tiger vende come portamollette, ma io già vi ho detto in un altro video, perché già in un altro video io l'ho preso un portamollette del genere, però con una fantasia molto diversa da questa sul bianco e sul nero, che si addiceva molto di più a casa mia. Però questa volta hanno messo la fantasia con l'elefantino rosa e verde. In questo caso io ho preso quello la verde. Allora, io questi portamollette così li utilizzo per tantissime cose. Già vi ho consigliato in quel video come poterli andare ad utilizzare in altri modi, tipo che per esempio li appendete tutti quanti al muro in ordine di 6-9, cioè andate a mettere magari i pennarelli dei vostri bambini, i pastelli a una parte, le penne a un'altra, insomma possono diventare una serie di contenitori di giocattoli, costruzioni, non so, i vestiti della Barbie, oppure che ne so, le buste, qualsiasi cosa potete andarci a mettere all'interno di questi qua, puoi appenderle comodamente al muro oppure a una lanta di un mobile. Volevo utilizzarle anche per andarci a mettere quei clip che vanno a chiudere le buste, non so, della pasta, eccetera, le buste, quelle clip che prendete da Ikea, le volevo andare a mettere qua dentro e poi all'interno del mobile metterci una specie di gancetto e metterle all'interno, così uno ha sempre a portata di mano le clip. Ad ogni modo ve lo straconsiglio, se non l'avete ancora acquistato, visto che è un articolo purtroppo, ahimè, stagionale, che mi sembra che Tiger propone le due volte all'anno, andatelo ad acquistare perché davvero può essere utilissimo. Io l'ho pagato ovviamente 1 euro, ognuno 1 euro, quindi acquistatene a iosa e fatene incetta perché davvero è ottimissimo. Ho concluso tutto, l'ultimo degli acquisti è stato poi... L'ultimo degli acquisti è stato il mio migliore acquisto nel momento, che è questo. È un enorme puff tipo cipolla. Ah, mo sto proprio comodo. Se mi sentite da qui, facciamo il video in questo modo. Questo è ottimo, perché è un mega puff con tutti gli inserti in dorato, molto, sembra proprio uno zuccone enorme. Lui sembra uno zuccone enorme e davvero è bellissimo, tutto intrecciato così, sembra fatto tutto quanto di lana, però è non so se è lana, comunque penso sia cotone, non so, fatto tutto tramato così, e poi c'ha questi rilievi fatti in dorato, insomma davvero rende poco forse nel video, è abbastanza grande pure, ci si può sedere sopra. Io lo devo andare a mettere in realtà in cucina nella parte bassa, mi serviva qualcosa per andare a decorare, magari ve lo farò vedere in un vlog come vado a posizionarlo, perché è davvero carinissimo. Però io non avrà in questo caso la funzione per andarsi a sedere, perché è proprio in una parte bassa bassa, ma semplicemente come effetto decorativo in quel punto, perché in quel punto sembrava che ci mancava qualcosa. Appena quindi l'ho visto, ho detto fammelo prendere subito, perché manca proprio questo, manchi proprio tu e manchi anche tu in questo canale se non ti iscrivi, quindi iscriviti a questo canale perché manchi proprio tu, ma proprio tu. Tu che stai vedendo questo video e non ti sei iscritto, stai mancando e non è possibile mancare, non è possibile. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video, ciao a tutti.